Grazie ai nostri conduttori per il collegamento. Siamo qui con Amarilli. Scrivi e componi allo stesso tempo o fai delle soste? Alcune volte mi vengono prima le parole, altre volte mi viene prima la musica, dipende un po' dai momenti. Spesso mi viene prima la musica, di solito quando sono da sola in bicicletta col vento in faccia e tutta quest'aria mi dà molta ispirazione, mi sveglia e mi risveglia le emozioni, quindi spesso mi viene prima da scrivere la musica. Cioè da canticchiarla e poi la devo un po' gustare nella testa e poi in seguito le parole. Abbiamo detto che sei una cantautrice di strada, ma quello che volevamo sapere è perché suoni per strada, perché canti e suoni per strada. Allora, innanzitutto suonare e cantare è una delle cose che mi piace più nella vita fare e quando ero un po' più giovane vedevo questi cantanti di strada e mi affascinavano moltissimo perché mi davano proprio un senso di libertà, no? Quindi suonare in uno spazio così aperto di tutti, senza problemi, senza vergogna, questo mi affascinava molto. Allora ho deciso di provare. E canto in strada un po' perché è il mio lavoro. E un po' anche perché mi piace creare quello spazio di intimità in un luogo che è di tutti, ma non è di nessuno, dove le persone si incrociano, però non si parlano. E invece davanti alla musica, per qualche minuto, magari possono incontrarsi, fermarsi, guardarsi e vivere un momento insieme, anche a degli sconosciuti. Adesso abbiamo un'altra domanda che accomuna un po' tutti gli artisti, perché sappiamo che molti artisti, quando scrivono, quando suonano, o magari anche noi gente comune, quando ascoltiamo semplicemente la musica, andiamo su un altro pianeta. Tu, per te è la stessa cosa? E se sì, su che pianeta vai? Allora, quando suono, mi immagino di essere su un pianeta pieno di natura, cascate, alberi, fiori, quindi un pianeta dove ci sono pochi umani che stanno in connessione con la natura e che riescono in qualche modo a sentirne l'intimità, la tranquillità e il beneficio. E quindi mi immagino in questo mondo naturale, pieno d'acqua, pieno di fiori e di cose belle, di tranquillità. Questo è un po' il mio pianeta ideale, che non ha un nome, però. Tornando sulla strada, diciamo, volevamo chiederti se la gente che si ferma ad ascoltarti ti abbia mai detto perché si ferma. Spesso quando sono in città, specialmente in centro a Torino, ci sono moltissimi passanti che vanno di corsa, di fretta, magari al lavoro. E spesso si fermano perché magari gli piace anche solo la canzone o gli ricorda appunto un cantante che adorano, che gli piace. E in realtà alcuni mi dicono che proprio si fermano perché sentono che delle emozioni si smuovono dentro di loro, no? E quindi riescono a godersi per un attimo un momento di pausa, di sosta nella loro frenesia quotidiana. Quindi è proprio un momento che si riescono a prendere di fretta dai loro impegni. E questa è una bella soddisfazione, insomma, riuscire a dare un attimo di tranquillità e di gioia alle persone mentre Ok. corrono. Ci potresti suonare una canzone che per te magari ricorda la sosta? Ok, vi suonerò la canzone, una canzone che si intitola I Marinai, che ho scritto durante un viaggio in barca a vela. E dopo i primi giorni, ovviamente, di malessere totale, di vomito, ma lasciamo stare, ho iniziato a vivere questo tempo lungo in cui mi dicevo: ma adesso cosa faccio di questo tempo esteso, quasi infinito? In realtà poi pian piano uno impara a godere delle piccole cose, dei tramonti, del cambio, insomma anche dell'acqua che si muove più calma,
più ondosa. E quindi questa si intitola I Marinai. Tra cielo e mare noi respiriamo su un confine in memoria di sospiri e tempeste. Noi rimaniamo, noi. Ma spicchio d'arancia, la tua vista è una sorpresa. Oh, tendimi una corda, la mia mano adesso è tesa, adesso è tesa. Cullati dalle onde. Vanno cercando una rada, un porto. Vanno cercando una rada, un porto. Marinai.